Un bilancio veloce di questa giornata, di questo incontro. Se il capo del personale, con la telefonata in diretta che ci ha fatto mentre eravamo in assemblea, manterrà la parola come quello che ha detto, che mercoledì verrà pubblicata la delibera della progressione economica orizzontale per tutti i lavoratori dell'ASL, siamo fin troppo soddisfatti, stiamo gioiendo. È chiaro che non crediamo se non vediamo, perché queste promesse ne abbiamo sentite tante, però noi mercoledì pure viene, da questa assemblea uscirà un verbale da cui annunceremo la pubblicazione di questa delibera, o viceversa noi andremo avanti con eventualmente la dichiarazione dello stato di agitazione di tutti i lavoratori dell'ASL. Un incontro fattibile con i lavoratori, perché con la presenza dei lavoratori secondo me abbiamo ottenuto la risposta del capo del personale, che se non c'è i lavoratori secondo me dormiva tutto. Ci troviamo qui oggi alla sede di Salerno per rivendicare un diritto sacrosanto per i dipendenti del comparto. Naturalmente i problemi sarebbero tanti da affrontare, però queste persone del comparto stanno aspettando da alcuni anni un beneficio economico, e noi questo è uno dei problemi che adesso ci sentiamo di portare avanti, perché il miglioramento riguarderebbe il 75-80% dei dipendenti, ed è una cosa giusta. Noi crediamo che in un momento di disagio questo sia un momento per combattere.